di fronte a un progetto di questo genere, noi potremmo a questo punto pensare di non fare un contratto da 50, ma fare un contratto da 45, butto lì sempre lo stesso numero, in funzione degli accordi presi con il cliente. Chi ci dà questi coefficienti di contemporaneità piuttosto che di utilizzazione? Ce dà innanzitutto l'esperienza, ce lo dà il fatto che magari abbiamo fatto un progetto simile qualche mese prima, oppure ci sono delle norme che ci danno delle indicazioni, le guide del CEE, che ci danno delle indicazioni su come utilizzare i fattori di utilizzazione di contemporaneità in base alla tipologia di carico. Per esempio, potete trovare in internet delle valutazioni di coefficienti di utilizzazione che trovate nella tabella di destra, piuttosto che di contemporaneità nella tabella sempre di destra, ma quella in basso, in funzione dei carichi. Per esempio, scoprire che le lampade hanno un fattore di utilizzazione pari al 100% e magari gli ascensori, piuttosto che altri carichi, possono avere dei carichi inferiori anche allo 0,7, quindi al 70%. Attenzione, questi numeri non sono scritti sulla pietra, possono essere modificati in funzione delle esigenze del vostro committente. Quindi, altro consiglio che vi posso dare è: parlate sempre col vostro committente, fate sì delle proposte, cercate di aiutarlo qualora il committente non sia un esperto, come probabilmente lo è, però perlomeno cercate di trovare un giusto compromesso che abbia senso tra la vostra esperienza e quelle e le esigenze del cliente finale. In termini poi di potenza impegnabile, esistono sempre in rete delle tabelle che vi possono suggerire sostanzialmente in base alla categoria dell'utilizzatore, cioè il fatto che sia un albergo piuttosto che un grande magazzino, un ospedale, piuttosto che tipologia di attività, dei valori espressi in voltampere per metro quadro. Quindi, per esempio, trovare che gli ospedali possono oscillare da 0,5 a 0,75 voltampere per metro quadro. Attenzione, anche qui bisogna sempre verificare che questi numeri siano coerenti e congruenti con le richieste del vostro committente. Tornando a noi, facendo il valore medio, perché non avevo molta voglia di fare calcoli diversi di quei numeri che vi ho detto, diciamo che 60 voltampere per metro quadro per gli ospedali potrebbe avere senso, e come potrebbe avere senso che una sala operatoria con tutte le sue attrezzature possa assorbire circa 10 kW, fermo restando verifiche del caso. Con questo criterio noi andiamo a dimensionare il carico che il trasformatore, che il generatore o i trasformatori e i generatori andranno a vedere e dovranno soddisfare. Domande su questo argomento? È più difficile perché bisogna parlare col cliente, però è anche il più importante, perché da qui in avanti poi è tutta cosa che può fare un normalissimo computer una volta che ha ricevuto in pasto i dati dei carichi. Chiaro per tutti? Benissimo. Una volta che abbiamo disseminato l'impianto con i nostri carichi, cominciamo a costruire questa ragnatela di linee di alimentazione che ci porta ai quadri di distribuzione, poi i quadri di piano, poi i quadri di distribuzione, il quadro della cabina, eccetera, eccetera, nasce il problema di come allacciare sostanzialmente l'ospedale se superassimo i 100 kW, diciamo che oggi lo supereremo di sicuro, con un'eventuale cabina di media pressione. Allora abbiamo a questo punto varie soluzioni. La più semplice, la più economica, è quella con un solo trasformatore che vedete qui, è una radiale semplice. La pochino più complicata è quella descritta nella parte di destra. Il vantaggio della parte di sinistra è ingombra poco, che è piccola,
costa poco, quantomeno la soluzione più economica che voi potete dare. Lo svantaggio è che, avendo un'unica linea, un unico montante, se succede qualche cosa su questo montante, credo che avremmo un po' di problemini all'interno dell'ospedale. Quindi non ci dà quella garanzia di quantità di alimentazione che noi vorremmo, o quantomeno che vorrebbe l'ospedale. La seconda invece raddoppia di fatto la complessità del quadro di media tensione, complica un po' di più anche il quadro di bassa tensione, e lo spazio è decisamente più grande, i costi aumentano perché perlomeno ci devo mettere il doppio dei trasformatori. Ha però il vantaggio che, combinando in maniera opportuna, se qui avessi anche un congiuntore di media tensione sarebbe ancora meglio, combinando sostanzialmente i due congiuntori in modo opportuno, io posso alimentare il quadro di bassa tensione da qualunque parte dell'alimentazione di media tensione, in modo tale che possa sospendere l'alimentazione di un trasformatore per manutenzione e alimentare l'impianto con l'altro trasformatore reso disponibile, a parità di cortocircuito, perché questi due trasformatori sono perfettamente identici a quel precedente, ma non sono in parallelo. Analogamente, uno potrebbe dire: io voglio adottare una filosofia di macchine in parallelo, accettabilissima, entro certi limiti dati dalla CE016 che oggi vedremo in una slide, se non ricordo male, oppure che viene trattato all'interno del corso CE016. Fatto sta che io posso mettere le macchine in parallelo. In questo caso le macchine probabilmente non avranno la potenza massima come le macchine di prima, ma avranno una potenza, diciamo, metà o poco più. Il cortocircuito in linea teorica non dovrebbe aumentare molto se facciamo la metà della potenza di prima, ma c'è lo svantaggio che questa configurazione mi obbliga a un distacco carichi, qualunque carico che non sia prioritario, qualora una delle due macchine dovesse a questo punto perdere il funzionamento, cioè rompersi o guastarsi. Allora, a questo punto io sarei costretto ad introdurre una logica di distacco dei carichi, sempre in accordo chiaramente con il cliente finale. Alternativa, per non aumentare il cortocircuito su reti abbastanza estese, con potenze enormi, molto alte, si possono tenere alimentati due trasformatori, diciamo così, di mezza potenza, su rami di quadro separati, e in modo tale che il valore di guasto che in questo punto sia a metà della corrente di guasto che ho nel circuito di sinistra. In questo caso specifico faccio un favore sicuramente al quadrista, se rendendosi il quadro più semplice da realizzare, e soprattutto faccio un favore anche ai fini del coordinamento delle protezioni e quindi della selettività. È chiaro che, come prima però, se dovesse succedere un guasto su uno di queste due macchine, io dovrò chiudere il congiuntore e dovrò adottare una filosofia di interruzione di alcuni carichi non ritenuti prioritari. Se poi il progetto dovesse essere un progetto che prevede anche una estensione di media tensione non indifferente, come il progetto che avete visto all'inizio del nostro collega, allora a questo punto si ripete lo stesso discorso anche per le reti di media tensione. Come faccio a realizzare la rete di media tensione? Vado a fare un radiale semplice, eccolo qui, oppure vado a fare un doppio radiale. È chiaro che probabilmente in un ospedale il radiale semplice non va bene, ma dovrò realizzare una rete di media tensione fatta in questo modo, con congiuntori. Se non addirittura pensare di andare a fare un anello. Alcuni ospedali in Italia hanno un anello di media tensione e probabilmente anche un anello chiuso. In questo caso specifico voi avete aumentato indubbiamente il costo della realizzazione, perché pensate a tutti i cavi che dovete stendere tra le varie cabine di trasformazione all'interno dell'ospedale. Avete anche cambiato un po' la tipologia delle protezioni di media, ma avete comunque garantito la massima continuità di esercizio, perché in qualunque punto si dovesse interrompere sostanzialmente l'alimentazione, noi possiamo controalimentare la parte dell'ospedale dal lato opposto.
top dei top lo si ottiene in termini di continuità di servizio, facendo anche un doppio contratto con il gestore dell'energia elettrica. Quindi sostanzialmente avere una alimentazione da una prima cabina primaria e una seconda alimentazione da una seconda, chiaramente diversa, cabina primaria, in modo tale che se il distributore dovesse avere dei problemi sulla sua prima cabina primaria, lui commuta in automatico sulla seconda cabina e con la garanzia dell'avere l'alimentazione in anello, noi siamo comunque in grado di alimentare la nostra struttura. L'anello, abbiamo detto, comporta sostanzialmente delle diverse, o comunque dedicate protezioni di massima corrente, quindi non basta più sostanzialmente la classica 50, 51, 51N, ma dobbiamo andare laddove ci sono gli anelli con la 67, 67N. La 67N può essere già richiesta sostanzialmente ai fini della CE016, insomma, sapete che c'è una certa lunghezza di cavi che dipende dal valore della tensione oltre il quale è necessaria la 67N, oppure, ma dipende dal fatto che supponendo di avere soltanto tre cabine, che per poter fare l'anello io devo dedicare delle partenze per poter a questo punto alimentare in maniera opportuna le altre cabine. Queste partenze barra arrivi, perché dipendono un po' come gira il flusso dell'energia, devono essere protetti dalla massima corrente 67I, la quale è in grado di valutare sostanzialmente il verso dell'energia, in modo tale che, ripeto, qualunque guasto nel collegamento, questo possa essere aggirato con una controalimentazione dall'altra parte. È chiaro che laddove ci sono delle partenze tradizionali, parte col trasformatore, diciamo da 1000, 1250 o 1600 kV, queste massime correnti che vi sto evidenziando in questo momento, sono queste funzioni sono più che sufficienti. Dalla guida 6456, che è la guida sostanzialmente che specifica alcuni parti della 710, della 648-710, trovate alcuni schemi esemplificativi, come per esempio questo, dove vedete un doppio radiale perfettamente speculare a destra e a sinistra. Quindi in questo caso specifico prendete la parte di sinistra, la moltiplicate per due e trovate un esempio di come realizzare l'alimentazione di un ospedale. Per coloro che volessero approfondire alcuni temi della progettazione della parte di media tensione e bassa tensione, potete scaricare da Google, digitando per esempio quaderno tecnico numero 2 ABB, questa brochure, dove da un punto di vista tecnico vi viene indicato il numero di quanti trasformatori, con quale potenza, come si fa il calcolo di cortocircuito, come si fa la selettività e tante altre cose che possono essere utili per il vostro lavoro. Tutto chiaro per il momento? Tutto a posto? Avete qualche problema, qualche dubbio? O posso a questo punto proseguire? Ditemi voi. Perfetto, dicono che per il momento è tutto chiaro. Proseguiamo. CE016 non vuole essere trattato dalla CE016, come magari qualcuno di voi si aspetta. Per questo, ripeto, c'è un corso dedicato di 2 ore. Io voglio pescare soltanto alcune parti della CE016 ai fini della continuità di servizio. Allora, in quest'ottica, che la regola che ricordo a tutti, questa, oltre che essere una norma, è anche una legge dello Stato, perché è stata scritta sì dal CEI su commissione dell'ARERA, ma quando esce la CE016 come la sua sorella CE021 per gli impianti di bassa tensione, c'è sempre una delibera dell'ARERA, quindi dell'autorità dello Stato, e pertanto questa diventa legge. Quindi non rispettare la CE016, non fate un torto al CEI, ma date contro la legge, tanto per essere chiari. All'interno
della CEI 016 trovate scritto tantissime cose, certe volte in maniera anche non chiara, lo ammetto, ma voglio chiarire alcuni aspetti importanti. Non esistono quadri di media tensioni conformi o certificati per la CEI 016. Non esistono. Non c'è scritto da nessuna parte che il quadro di media tensione deve essere a CEI 016. No. Il quadro di media tensione segue le norme del quadro di media tensione, come il quadro di bassa tensione segue le norme di prodotto del quadro di bassa tensione. Nemmeno i TA e i TV, induttivi o meno, devono essere certificati a CEI 016. Quindi quando fate il capitolato non scrivete che volete un quadro MT o un TA, un TV certificato a CEI 016, perché non esistono, non vengono richiesti. Discorso leggermente diverso vale per i TO. Questi devono essere, come dire, provati insieme all'SPG, in modo tale che le caratteristiche dei TO siano conformi alla binata dell'SPG. Quello che invece vi verrà richiesto, perché devono essere conformi alla CEI 016, sono le protezioni SPG, cioè il sistema di protezione generale e di interfaccia, che sì, che devono essere in accordo alla CEI 016. Qui stiamo parlando soltanto di protezioni. A far chiarezza di questo concetto interviene anche l'ANIE. Se voi entrate nel sito dell'ANIE troverete in ordine alfabetico i vari costruttori e per esempio la voce A troverete ABB, le quali sostanzialmente per il sistema integrato, lo vedete scritto qua, ovvero per TI e TV non induttivi, quindi resistivi, bisogna utilizzare, e viene indicato espressamente la protezione, ok? Viene indicato il tipo di funzioni delle protezioni che vengono adottabili all'interno di questa protezione, di questo relè, e vengono indicati tassativamente quali sono sostanzialmente i TO che vengono adottati secondo questa tabella, è scritto. Quindi voi vedete sostanzialmente questo codice e non ce ne sono altri di codici. Per quanto riguarda invece il discorso non integrato, quindi quelli induttivi, invece scritto semplicemente ancora qual è il modello della protezione, quali sono le funzioni che quel modello della protezione fa, è in grado di esercitare. Si dice molto semplicemente che i TA devono essere automaticamente idonei, senza entrare nel modello specifico, mentre per i TO, nome, cognome e indirizzo. E voi avete l'obbligo di associare al modello di protezione il TO con cui è stata approvata la protezione stessa. Chiaro? Questo concetto l'avevo già accennato prima, quando si mettono le macchine in parallelo. C'è un limite fisico di potenza a 15 kV e a 20 kV, dettato dal semplice fatto che se si dovessero superare per tre volte questi valori, il rischio che la protezione generale scatti perché vede una corrente di inrush molto elevata è reale. Pertanto si suggerisce, nel momento in cui andate a mettere macchine in parallelo, di fare in modo che sostanzialmente vengano rienergizzati entro intervalli di almeno un secondo circa tra l'una e l'altra, onde evitare appunto che si energizzino contemporaneamente troppe macchine, facendo scattare la protezione generale. Altro tema importante, questo.
Questo è sostanzialmente il punto di connessione in media tensione. Voi vedete che per una sola utenza abbiamo la parte di sinistra, per due utenze abbiamo la parte di destra. Semplificata, viene omesso il generale, così risparmiate una colonna. Al di là di questo schema, di questi due schemi, vi faccio notare che per la C016 è equivalente mettere i TV in questo punto piuttosto che in quest'altro punto. E guardate dove viene messo il TA omopolare. È equivalente da un punto di vista elettrico, ma da un punto di vista di esercizio, voi preferireste i TV messi nel punto A o messi nel punto B? Vediamo un attimino se qualcuno ha il coraggio di darmi una risposta. Azzarda una risposta. Preferireste quali dei due punti? Da un punto di vista della continuità di esercizio, non da un punto di vista elettrico. Siete timidi? Non vi mangio, eh? Io preferisco il punto B. È vero che il punto B mi obbliga ad avere una cella, ma i TV sono protetti da fusibile. E qualunque guasto che il TV possa avere non mi fa sganciare la protezione generale, come nel caso che vi sto illustrando adesso, che è diventato blu. Chiaro? Solo da un punto di vista di esercizio, ricordate che voi state progettando un ospedale che deve garantire l'alimentazione ai suoi carichi. H24, 365 giorni l'anno. Altro aspetto sempre legato alla quantità di servizio. Vi ricordate dove andava messo il TO? Bene, questo è il collegamento ideale. Quindi, a monte, diciamo così, dell'innesto dei cavi di media tensione. Questo è quello consentito. Qual è la differenza? Da un punto di vista elettrico è meglio questo. Però il problema è che se c'è un problema sulla testa di cavo a monte della protezione generale, per mettere mano qui, se non volete prendere il 15 kV o il 20 kV, dovete chiedere al distributore la messa fuori servizio del ramo di collegamento fino al vostro qua. E quindi dovete dipendere dal distributore. Al di là del costo, dovete dipendere da lui. Mettere invece un TO in questo punto dipende soltanto dalla manutenzione di questo test di cavo, può essere fatta in base all'esercizio dell'impianto stesso. Altro aspetto importante della norma: la protezione generale può essere dotata di minima tensione, la norma quindi C016, o può essere dotata di lancio di corrente. Eterno discorso, è vero che la minima tensione è più affidabile, ma certe volte rompe anche le scatole anche troppo. Quindi, se volete garantire, questo però è un mio parere personale, una migliore continuità di servizio, vi suggerisco usare la bobina a lancio di corrente. Perché? Perché si mette questo oggetto che vi dà la possibilità di verificare la continuità del circuito di comando della bobina e, in caso di necessità, lanciare un allarme al sistema di supervisione che dia a indicare che quell'interruttore non è più un interruttore ma è diventato un sezionatore. E nel momento in cui gli ospedali, come penso che siano, abbiano un servizio di assistenza tecnica e di manutenzione praticamente perenne, io suggerisco questa ipotesi.
nulla vieta ai fini normativi di usare anche l'altra, sempre che ci sia sempre qualcuno a correre in bicicletta a riarmare sostanzialmente la bobina, se non dovesse riarmarsi per un qualunque motivo, a ritorno della tensione. Ecco, quindi, chiariti questi concetti utili, ripeto, solo ai fini della conduzione dell'ospedale, le caratteristiche del quadro di media tensione sono caratteristiche di un quadro normalissimo, con un 24 kV piuttosto che un 630 A di corrente nominale o una corrente di guasto di breve durata da 16 kA, voi potete esercire il 98% della rete italiana, salvo alcune città dove le tensioni di esercizio siano superiori al 24 kV. Quindi avete potenza da vendere con queste caratteristiche di quadro. Okay? Quindi un quadro unisec tradizionale può essere più che sufficiente per poter fare al caso vostro. Nota di attenzione, perché stiamo parlando di CE016. Voi sapete che qualora ci fosse un impianto di produzione, la CE016 vi dice che al di sotto dei 30 kW di produzione voi potete usare un'interfaccia CE021. Fatelo. Mi dispiace che non vi posso vendere l'interfaccia di media tensione, che costa un pochino di più, ma voi avete tutta l'autorità per poter sostituire interfaccia di media con interfaccia di bassa tensione se siete sotto i 30 kW di potenza generata. Potete anche eventualmente utilizzare un'interfaccia a CE016 di bassa tensione che a questo punto deve rispondere a determinate caratteristiche. Adesso nella slide successiva ve le faccio vedere queste caratteristiche. Comunque sia, nel quadro unisec che avete visto nell'immagine precedente, questa è la soluzione che voi potete adottare se scegliete l'interfaccia ACEI 021. Arrivo e interruttore generale. Qualora voi voleste scegliere una interfaccia di bassa tensione ma a CE016, non più a CE021, ricordatevi che la metterete sempre sul lato di bassa tensione, ma dovete prendere il valore della V0 dai TV. Quindi se la CE021 vi sconta la V0, con l'interfaccia a CE016 voi dovete prelevare in ogni caso la V0. Ok? Qualora invece vogliate usare interfaccia in media tensione, a questo punto vi prenderete un pannello in più con dei costi aggiuntivi e a parità di schema unifilare che avete visto prima, voi avete questa soluzione con sempre la risalita e l'interruttore generale. Io mi sono permesso di darvi queste informazioni proprio per semplificarvi il punto di consegna. Il risultato finale sarà sostanzialmente uno schema di arrivo da sinistra verso destra, oppure, se volete fare il contrario, da destra verso sinistra con l'interfaccia di media tensione. Ok? Intanto mi fermo un secondo per vedere se ci sono delle domande in arrivo. Perfetto, andiamo avanti. Passo successivo. Abbiamo fatto il quadro di media tensione. Abbiamo capito come realizzarlo, quadro normale. Abbiamo capito eventualmente come funziona l'interfaccia, se in bassa tensione.